Come nasce l'idea diplomatica e soprattutto questa unione molto bella fra l'immagine e il suono, che poi sembra come se diventassero un unicorno? Allora, l'idea di cromatica nasce proprio da questa idea, cioè cosa succede se una ragazza che non vede i colori perché ha una malattia che non le permette di vedere i colori e quindi vedere il mondo in bianco e nero, si ritrova a vedere i colori, cioè che emozione può suscitare questa riscoperta o scoperta dei colori. Quindi quando ci siamo approcciati a un discorso di realtà virtuale, avendo capito che insomma la parte di esperienza era molto importante, questo ci sembrava un motore molto potente di racconto. E quindi abbiamo sviluppato la storia seguendo questa direzione. Quindi la storia è nata già pensandola come storia per la realtà virtuale? Sì, la storia è nata proprio per questo, perché avevamo capito che che l'approccio narrativo nella realtà virtuale era diverso dall'approccio narrativo rispetto a un cortometraggio, a un qualsiasi lavoro che ora io chiamo flat, perché comunque è piatto, no? Cioè, quindi dal cortometraggio al lungometraggio, anche se sono molti punti in contatto, però quello che avevamo capito è che dovevamo dare un elemento in più, quindi l'elemento in più era questa scoperta del colore e soprattutto la funzione della musica. Abbiamo fatto tutti degli studi sulle frequenze, per capire, che poi siamo riusciti in parte a riportare in un corto, perché poi insomma lo spazio è quello che è, quindi abbiamo cercato di lavorare su questi due livelli, sul livello sonoro e sul livello visivo, che sono i due elementi che nella realtà virtuale hanno un impatto diverso rispetto a quello che può esserci nella tradizionale. Come lavorare con la realtà virtuale, sia per quanto riguarda la regia, ma anche per la gestione degli attori e per la post-produzione? Qual è quella differenza sostanziale, grossa? Perché noi spettatori, ok, la vediamo soprattutto perché abbiamo il visore, è una concezione di visione totalmente differente, ma invece perché dietro, perché costruisce? Allora, poi Cromatica in particolare ha avuto una storia, uno sviluppo molto accelerato, perché essendo all'interno della Biennale College Cinema UR della prima edizione, abbiamo avuto a disposizione un budget che non era elevato e poco tempo soprattutto per mettere in piedi tutto, realizzarlo eccetera, con le difficoltà di fare un qualcosa di molto tecnologicamente avanzato e di anche nuovo, nel senso che proprio non hai un bagaglio di esperienze dietro, sia tue sia di strutture, quindi farlo a Roma insomma siamo stati dei pionieri, questo lo sapevamo. Da un punto di vista registico, guarda, sono delle cose che a me sono piaciute molto, il fatto che riportasse un po' a dei tempi teatrali, cioè avendo la macchina con cui noi giravamo era un prototipo, questo prototipo aveva dei tempi di gestione molto lunghi, cioè di accendimento, di spegnimento, di gestione del file, quindi questo mi lasciava molto tempo e molta libertà di fare delle prove con gli attori. Ed erano molto importanti perché io poi non ero sul set, perché tu devi, riprendendo tutto, non puoi esserci. Ho provato a chiedere agli scenografi di nascondermi dentro un divano, un armadio, ma non ci siamo riusciti, quindi dovevo stare fuori, tra l'altro molto lontano, perché ho un teatro di posa, quindi con degli spazi anche grandi, e io dovevo essere sicuro che gli attori facessero quello che un po' avevamo concordato prima, no? È un po' come tornare al teatro, in un certo senso, e fai le prove, poi si apre il sipario e si va, quindi tu a quel punto non intervieni più. Questa è la differenza più grande da un punto di vista registico, però io ho visto come un vantaggio, perché era spesso sui cortometraggi fare corsa, le cose, quindi non riesci mai a fare le prove o lavori sempre la parte tra un ciacco e un altro, invece questa volta siamo riusciti a fare un lavoro molto più profondo con gli attori, quindi questo è stato bello. Da un punto di vista tecnico è stato molto complicato perché era un prototipo, perché comunque a livello di illuminazione c'è stato uno sforzo enorme, il fatto del teatro di posa semplificava ma complicava altre cose, faceva molto caldo perché era inizio giugno, ma insomma anche coordinare gli ingegneri che gestivano con la macchina il direttore della fotografia ci ha portato via tempo. La post produzione è stata la cosa più complicata, perché noi abbiamo girato a 10K, quindi poi trovare una struttura in Italia o a Roma, insomma, che era quello che cercavamo, che potesse gestire questo materiale che avevamo, questi dati, non è stato facile. Siamo dovuti andare in Spagna, insomma, abbiamo avuto tutta una trafila molto dettato anche dal poco tempo che avevamo a disposizione. Insomma, con più tempo uno riusciva a pianificare le cose magari meglio, così siamo stati un po' obbligati a fare delle scelte veloci, che non è un male questa cosa, perché almeno vai molto più diretto su quello che serve.
Com'è invece la situazione, da come hai visto tu, del cortometraggio Guerra in Italia? Ovvero stai trovando un po' di sbocchi, vi state poi rivolgendo anche all'estero? Allora, questo lo dicevo pure stamattina quando mi hanno chiesto. Io penso che la realtà virtuale abbia come caratteristica il fatto che non è adesso, cioè adesso stiamo vedendo ancora le possibilità che questo mezzo può offrire. Quindi il momento in cui si affermerà è tra qualche anno, 5, 6, 10. Quindi ancora questa fase di sperimentazione è una fase di ricerca, questa è la parte più interessante della realtà virtuale. In Italia, guarda, io penso per l'esperienza che ho avuto nell'ultimo anno, a Milano c'è un po' di più perché c'è tutto un altro settore industriale, tra virgolette, che è retto più dalle pubblicità, dal marketing, in settori che magari su questo tipo di innovazione investono di più. Da un punto di vista cinematografico, a Roma ancora non c'è proprio totalmente l'interesse, questo non c'è un mercato e questo è un problema che accomuna un po' tutto il mondo, ma anche per questo, perché ancora una tecnologia in sviluppo, quindi non si sta piano piano affermando e le relazioni che abbiamo avuto nell'ultimo anno, anche per altri progetti che stanno sviluppando, sono tutte internazionali, quindi ci si muove fuori dall'Italia. Stiamo cercando delle cose anche qui, insomma, queste occasioni come questo festival sono quelle che servono poi per trovare e conoscere altre persone che come te lo stanno facendo e quindi si crea questa rete che può essere utile allo sviluppo del linguaggio della realtà virtuale mondiale, poi non si ragiona più a livello locale, ragioni su una frontiera che include tutto il mondo. 42 N-E-R-D.